L'anima è il volto di uno dei più grandi geni italiani di tutti i tempi nel capoluogo della Granda. È stata inaugurata nelle stanze di Palazzo Samone una mostra interattiva e multisensoriale dedicata a Leonardo da Vinci. L'esposizione, organizzata da Piemonte Musei e Bilocal in collaborazione con l'associazione Insieme l'Ordine dei Cavalieri delle Langhe, vede tra le opere esposte anche la celebre Tavola Lucana. La mostra è visitabile fino al 17 settembre tutti i giorni, ad eccezione del mercoledì, con orario 11:30-19:30. Dopo lo San Domenico ad Alba con Caravaggio siamo oggi a Cuneo con Leonardo da Vinci. Una mostra, come dicevi tu, immersiva, però si conclude con la Tavola Lucana, che è un'opera ignota, però si pensa che sia il volto di Leonardo. È proprio la mostra è dedicata proprio a questo, al volto di Leonardo, il mistero dei volti di Leonardo. Quindi è molto interessante a venire a vedere. Diciamo che è divisa in due parti. La prima parte raccontiamo Leonardo, le sue invenzioni, con delle riproduzioni, anche ricostruzioni anche delle sue invenzioni, delle parti immersive, e una parte di descrizione dei volti. Siamo con a fianco due figuranti, quindi c'è una sorta di immersione non soltanto tecnologica, ma anche visiva e reale e concreta. Sì, 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 sì. Ci piace molto questa cosa, unire anche i mondi. Se ci avete fatto caso, abbiamo anche una parte che si chiama Leonardo Factory, dove abbiamo allegato delle aziende del territorio, proprio per legare la parte, diciamo, creativa con Leonardo. Quindi è molto interessante anche questo punto di vista che vogliamo sviluppare. Noi raccontiamo la storia di Leonardo e poi vi facciamo anche vedere l'opera, quindi è ad alto contenuto culturale, però allo stesso tempo è anche, io lo ritengo uno spettacolo, e mi piace molto questa cosa, fare uno spettacolo sulla cultura e sull'arte. Avete una parte come associazione, una parte proprio diretta nell'organizzazione? Beh, noi insieme all'associazione Insieme, Bilocal e Piemonte Musei abbiamo partecipato all'organizzazione di questa bellissima mostra qui a Cuneo e parteciperemo poi ad altre durante il 2023, ma adesso non lo anticiperemo ancora, e abbiamo diverse mostre su Cuneo, tra le quali a breve poi si potranno ammirare nel giardino di Confindustria, Palazzo Betania, le opere del maestro Sergio Unia. Quindi siete molto impegnati sul settore dell'arte? Sì, si può dire così, sia arte contemporanea, arte moderna e arte classica, e cerchiamo appunto di creare connessioni proprio attraverso le mostre d'arte nella provincia di Cuneo, tra le varie città, tra i vari paesi, anche facendo mostre nei paesi più piccoli, sia quelli montani che collinari. È una sorta di seminazione di cultura? Sì, è un modo per creare delle connessioni, sperando che poi appunto possano andare avanti anche a livello locale gli enti pubblici e i privati e continuare questa, chiamiamola, missione. Ecco.